Storici e intellettuali raccontano i borghi della Lunigiana storica. È questo il leitmotiv di Quattro passi tra i borghi, la nuova produzione di Tele Liguria Sud che andrà in onda a partire dal 26 febbraio dalle 21.30. Maria Cristina Sabatini e Davide Morina hanno intrapreso questo viaggio assieme a intellettuali del calibro di Egidio Banti, Giuseppe Benelli, Germano Cavalli. Prezioso anche il contributo di Raffaella Paoletti, che ha spalancato le porte del castello di Castiglione del Terziere per un viaggio indimenticabile. Il primo appuntamento è con Pontremoli e tra gli ospiti d'eccezione c'è il sindaco, Lucia Baracchini. Sindaco, si è deciso di restaurare gli antichi sotterranei del Palazzo Comunale e inserire nel proprio interno la vetrina della città. Ma sicuramente perché il luogo merita, la suggestione è veramente molto alta, ma fondamentalmente perché Pontremoli è tutto un insieme di luoghi da scoprire e un'amministrazione ha il dovere di mettere a disposizione di tutti, e quindi del pubblico, ciò che possiede in termini di ricchezza storica. Questo progetto è stato avviato già diversi anni fa dall'amministrazione precedente, noi lo abbiamo poi concluso ed ha visto una collaborazione molto forte anche da parte di un gruppo di storici e di appassionati della nostra terra, per cui credo che questo sia un esempio di come un luogo vissuto possa diventare museo all'insegna di quel principio oggi sempre più diffuso di riuscire a far vivere i musei con naturalezza e nello stesso tempo a rendere dei luoghi quotidiani parte di musei. Quattro passi nei borghi riassume il lavoro di un anno portato avanti in occasione dell'anno dei borghi 2017.